Mi sono tolto l'orologio perché mi hanno detto che devo dare il buon esempio, così dopo anche gli altri rimarranno negli 8 minuti pattuiti, come cercherò di fare anche io. Dunque, confesso che mi sento un po' come l'arpista che deve suonare l'intervallo fra uno spettacolo e l'altro, perché le cose che mi ero appuntato di dire sono cose che riguardano un pezzetto molto piccolo del discorso che facciamo oggi e che solo tangenzialmente tocca le questioni che ha sollevato Petrinica, anche se su una vorrei fare una piccolissima premessa. E io mi ero con poca energia vanamente battuto perché dentro l'Expo ci fosse non solo l'espressione di quello che lui chiama il circo del cibo, ma ci fosse anche uno spazio per il cibo del pensiero e il cibo dell'anima, perché penso che in fondo a tutto questo discorso, come c'era, mi pare, nelle parole di Gianni, ci sia la presa d'atto di un inaridimento del pensiero. Ma suono la mia arpa e il mio intervallo. Il mio intervallo riguarda la parte, la questione del cattolicesimo in tutto quello che qui è stato detto. Parte questione che non mi sembra di poco conto. Cito molto rapidamente alcuni dati di fatto. Uno degli elementi costitutivi del successo di Jorge Margo Bergoglio del conclave dell'anno scorso è stato il giudizio condiviso da tutto il collegio cardinalizio che il disordine sistemico che aveva devastato la Chiesa romana, una cosa che, lasciatelo dire a uno storico, non si vedeva da circa 7 secoli, che questo fosse dovuto ai rapporti non protetti con la destra italiana e che questa avesse contagiato il cattolicesimo in un modo talmente forte che ancora oggi, ancora ieri, il Papa, tutte le volte che può, marca una distanza siderale rispetto all'episcopato. Quel disordine ha il nome anche di una strategia politica, quello che tecnicamente chiamiamo il ruinismo, cioè quell'idea che è caduta la DC dovesse essere la Chiesa in quanto tale ad assumere in proprio la mediazione politica, cosa che metteva Ruini in un conflitto tutt'altro che personale con Romano Prodi e che invece lo portava, per ragioni tutt'altro che personali o di ingenuità, a sostenere quella che è stata la parabola politica del governo Berlusconi dell'Utri, di cui vediamo questo lentissimo estinguersi che ancora chissà quanto tempo durerà, e come il re finale della quinta di Mahler. E quel disegno implicava una scelta molto precisa, cioè favorire una cosa tipica dei clericali e dei clerico-laicisti, quella che veniva definita con una famosa espressione di Jemolo, obbedire per comandare, far finta di prestare ossequio per poter comandare al proprio interno, cosa che ha coinciso anche con l'esaurimento di una grande utopia equivoca del cattolicesimo italiano, che era quella di Gemelli. Gemelli si era sognato di fare la cattolica per fabbricare la classe dirigente di un autoritarismo post-mussoliniano, invece gli è andata male, o forse gli è andata bene, ha fatto la classe dirigente dell'Italia Democratica da Dossetti a Romano Prodi incluso, poi è passato il disegno di CL di desertificare la cattolica con un obiettivo che non era di occupazione di cattedra, ma un obiettivo molto più alto, secondo me. E questo disegno ha incominciato a franare al momento della formazione del governo Berlusconi-Scilipoti e poi è arrivato il momento della sua eclisse, nella quale ancora una volta il cattolicesimo lì ha ripreso e ha dovuto ridefinire il proprio ruolo. Era finito la presidenza della CEI di Ruini nel 2007 e il tentativo di alcune persone, il Nunzio Bertello, Monsignor Crociata da un lato, avevano tentato di aprire un disegno diverso al quale oggettivamente hanno dato risposta gli ultimi 3 governi, nei quali, ne faccio una brevissima fotografia, la questione cattolica ha avuto un ruolo importantissimo. L'ha avuto nel governo Monti, che rappresentava la smentita del disegno di Todi di costruire in vitro una specie di cattomoderatismo che potesse servire a alimentare la fase che si apriva. Quella fase di Todi è passata direttamente dal pre-politico, come diceva Bagnasco, al post-politico e ha dovuto fare appello ad una figura tipica del cattolicesimo italiano di questi ultimi 150 anni, cioè il cattolicesimo ambrosiano, quello dotto e schivo, vagamente manzoniano e un po' snob, che ha avuto un merito, secondo me il tempo lo riconoscerà, molto importante su un punto preciso,
cioè Monti è l'unico che è riuscito a convincere Ratzinger che l'agnosticismo europeo della Santa Sede rappresentava un danno potenziale enorme. L'ha convinto con l'argomento fine di mondo, cioè lei vuole che i tedeschi si accolgano un'altra volta la risoluzione dell'Europa, ma lì ha avuto un peso. In un certo senso anche il successivo governo Letta Alfano Franceschini è un governo in cui questa questione del ruolo dei cattolici aveva un ruolo importante, perché nei tre nomi che dicevo c'era un eredice Bamus segnato dal passaggio del movimento giovanile della DC. Anche lì con una parabola simile a quella che stiamo vedendo, non vorrei gufare nessuno per l'amor di Dio, però abbiamo già visto con Monti e con Letta passare il tempo dell'inverno del nostro discontento shakespeariano, la primavera delle grandi speranze, poi arrivava l'estate e questi grandi statisti un po' si rinsecchivano, e quando l'ebbe gli irticolli più vigilando sale, nessuno ne poteva più dei due precedenti governi. Nel governo Renzi, che più che la forza di governo è tecnicamente una presa del potere, c'è una questione cattolica sui generis che vorrei sottolineare. Questo è il governo nel quale sono presenti per la prima volta in assoluto dal 1861 in qua tutte le componenti del cattolicesimo italiano. Io ammetto che certe analogie, anche l'analogia fra Lupi e Giussani, la più facile, hanno qualche cosa di improprio e che potrebbe apparire caricaturale. Però ci sono dentro questo governo un po' almeno dell'eredità di Lapire, di Dossetti, di Giussani, di De Gasperi, di Zaccagnini, di Bachelet, di Scoppola, per parlare dei morti, di Fisichella, di Riccardi, di Ruini, di Scola, per parlare dei vivi. Una cosa che non era mai riuscita né alla DC né a Paolo VI. Né alla DC né a Paolo VI. Che se ne intendevano di queste cose. E mi sembra interessante riflettere sul fatto se lo straordinario collante di questa cosa sia rappresentato semplicemente dalla disponibilità del potere e dall'idea che il frettismo, quella che un mio amico cardinale chiama con espressione irriverente la decretatio precox, se il frettismo e costituisce la legittimazione etica di quello che si fa, cioè il fatto che farlo in fretta giustifica la possibilità di attingere a questa cosa. Quello che mi colpisce è che una cosa in cui i cattolici erano stati abbastanza utili negli ultimi tempi era stata quella di portarsi dietro un'idea del paese, casomai sbagliata come quella di Gemelli, però che è sempre meglio avere una mappa sbagliata che confondere un cieco con un presbite. E questo era il problema che si poneva nella formazione del governo e che si pone ancora oggi nel momento in cui il Papa ha commissariato la conferenza episcopale con un segretario generale come Galantino e ha marcato, badateci bene, in un modo molto soft ma molto netto, la totale distanza rispetto a quelle che sono le agende politiche di questo paese. Il Papa è andato in Italia a Lampedusa, a Cagliari e a Cassano Ionico. Tutte e tre le cose sembravano fatte, come dire, perché c'era una buona ragione per fare quella cosa lì in quel momento lì. Però, secondo me, sono tre temi di agenda che, lo dico a Cooperlo che se ne intende, non è detto che facciano parte proprio dell'agenda politica e spiegano un meccanismo. Il Papa si porta dietro, oltre alla diffidenza per gli italiani, si porta dietro anche una specie di irriverenza per l'Italia repubblicana. Mi faceva piacere prima che Barbara Pollastrini citasse l'articolo 3, perché questa è una delle cose che qualcuno dovrebbe spiegargli, che noi non è che siamo una società che scarta i giovani e gli anziani, come ha detto Sant'Egidio domenica scorsa. Può darsi che lo facciamo, ma se lo facciamo in violazione del patto che ci siamo dati, non perché rappresentiamo quel tipo di società lì. E bisogna anche provare a rendersi conto di che cosa vuol dire il fatto di avviare una stagione come questa nella quale apparentemente non verranno grandi aiuti e grandi interferenze. In un paese come il nostro, voi sapete che io sono lo sostenitore di una tesi, di un postulato non dimostrabile, che sostiene che la quantità di fede e di laicità in un paese si equivalgono. La laicità immersa nella fede produce una spinta dal basso verso l'alto per il peso della fede spostata. Se non c'è una non c'è l'altra. E in questo paese così povero di laicità e così povero di fede si apre una stagione molto difficile, nel senso che non verrà
dai vescovi nessuna interferenza, ma anche nessun sostegno. Non verrà dal Papa nessuna interferenza, ma neanche nessun sostegno. E questo, per un paese come questo, è un po' raro, perché noi ce la siamo sfangata nel 78, perché alla fine è andato alla finestra un signore a dire uomini delle Brigate Rosse, poi è andato a fare un funerale che nessuno voleva fare, vi ricorderete tutte le immagini delle facce del funerale di Moro, e noi oggi non abbiamo questa prospettiva davanti in un contesto critico molto, molto, molto forte, in un contesto internazionale nel quale l'altra cosa di cui abbiamo molto goduto, cioè il fatto che noi siamo resi più internazionali dal Papa, onestamente, che dal nostro semestre, e abbiamo attorno una situazione particolarmente drammatica, quella che vedrebbe l'Europa avere tutto l'interesse ad avere dei vicini stabili che conquistano passo passo dei diritti, casomai concedendo dei diritti al ritardo anche agli altri. Mentre invece abbiamo riacceso, per ragioni polacche, la guerra fra cattolici e ortodossi in Ucraina, quella fra sciiti e sunniti nella Mesopotamia, quella che un mio amico, Ajatollah Islam, dice che non è una cosa lunga, in 100-150 anni finirà. Abbiamo riacceso la guerra fra Lawiti e Salafiti in Siria, fra le tribù in Libia, fra laici e religiosi in Tunisia, dal Sudan alla Nigeria abbiamo una simpatica striscia di guerre wahabite sovrafinanziate. L'India guarda le sue testate atomiche e al Pakistan con occhi diversi rispetto alle elezioni che c'erano prima. In Cina il nazionalismo antigiapponese riprende dei toni che non aveva mai sentito, e in tutto questo la capacità di guardare su scala universale, che in cattolico si dice cattolico, sarà una cosa di cui forse sentiremo la mancanza. 8 minuti.